protesta dei 60 dipendenti dell'azienda Pica di Pesaro che nella giornata di ieri ha annunciato la chiusura durante un incontro nella sede della Confindustria con i sindacati. La fine dei lavori per lo stabilimento storico pesarese arriva in comunicazione definitiva in giornata dai nuovi proprietari della Terreal SRL, azienda multinazionale leader della produzione di laterizi che nel gennaio 2018 divenne proprietaria dell'azienda. A distanza di poco più di un anno, i nuovi proprietari hanno deciso di chiudere con il licenziamento di tutti i dipendenti. Da oltre 70 anni la fornace Pica è stata protagonista nell'edilizia italiana, anni dedicati a mantenere la tradizione del laterizio legittimandone un ruolo di riferimento nel comprensorio provinciale. Nel momento dell'acquisto la Terreal aveva garantito continuità produttiva ai proprietari storici e ai lavoratori e alla città. I 60 dipendenti rimasti andrebbero in mobilità e l'attività cesserebbe di produrre. Lo stato d'animo è brutto, noi siamo 60 operai che stiamo qua fuori, che abbiamo perso il lavoro, come sono venuti loro ieri senza preavviso, senza niente, ci hanno avvisati che l'azienda verrà chiusa. Noi aspettavamo sì qualche fermata tipo cassa integrazione o qualcosa per proseguire, invece loro subito hanno detto che lo stabilimento di Pesaro verrà sacrificato. A difendere gli oltre 20 anni dei lavoratori in protesta questa mattina davanti ai cancelli dell'azienda si sono schierati anche i sindacati della CGIL CISL. Per noi questo è inaccettabile, non si può arrivare a questa drastica soluzione senza aver vagliato con i sindacati le altre possibili soluzioni che comunque devono salvaguardare il lavoro e devono salvaguardare un sito importante a Pesaro che per noi è strategico anche nella comunità, perché togliere un'azienda comunque vuol dire impoverire tutto il territorio e togliere un'azienda come questa, che è l'ultima azienda importante della produzione di laterizi nel territorio, vuol dire comunque togliere un pezzo di storia da questo territorio. Non siamo disposti oggi a ragionare di riduzione di persone, di cancellazione di un sito produttivo e licenziamento dei lavoratori. Vogliamo tenere aperto un tavolo per ragionare con l'azienda di soluzioni alternative. Sulla questione è intervenuto il sindaco di Pesaro definendo inaccettabile la chiusura dello stabilimento. Il primo cittadino è intenzionato ad alzare il livello di importanza oltre alla dimensione locale anche regionale e nazionale. Siamo molto preoccupati ovviamente per i 60 lavoratori, sappiamo che essendo il gruppo un gruppo internazionale abbiamo bisogno del governo al nostro fianco, non basta neanche la regione. Perché dobbiamo provare ad aprire un tavolo nazionale. I sindacati stanno facendo la loro parte, i lavoratori da oggi iniziano una grande mobilitazione e noi dobbiamo fare la nostra. È cambiata la dirigenza e sono cambiate le strategie e oggi siamo qua, quindi dobbiamo lottare insieme, ognuno fare la propria parte.